E siamo a martedì 26 gennaio, una cordiale buonasera, ben trovati a voi tutti e in onda con voi. Il martedì è per antonomasia, per quanto ci riguarda, il giorno dedicato agli amici del Bradipo, quindi agli animali. E chi è la migliore amica degli animali se non la nostra Sara Bellini? Ciao! Ciao Gianfranco, anche tu fai parte della nostra banda. Famiglia, certo. Ma vedo qui che avete... Senti, allora, fa parte della banda, dell'allegra banda degli amici del Bradipo, la sottoscritta Gianfranco... E la nostra Petra Santini, che è una veterinaria. Ciao cara Petra, veterinaria comportamentalista. Lei è anche responsabile per la Svizzera italiana del progetto CRAX. Ne abbiamo già parlato anche in passato, che è promosso proprio dalla Protezione Svizzera degli Animali. E parleremo di pellicce, distinguendo quelle finte da quelle vere. È vera. E dove l'avevi quella? E questa l'ha portata Petra. Ah, Petra. Allora ci racconterà tutto spiegare, fra poco. Certo. Allora, vi ascolteremo con attenzione tra pochissimo. Intanto io presento gli altri ospiti. Diamo il benvenuto al Circo Tonino e alla famiglia Molnar. Benvenuti a Romilde. Grazie mille. E a Tony. Grazie. Buonasera. Siamo contentissimi di essere qui. Anche per noi è un vero piacere avervi. Allora, 23 anni di attività, se non ho fatto male i calcoli. Giusto. Quindi un'attività di famiglia. Come è iniziata la vostra avventura? Romilde, partiamo con te, posso darti del tu? Ma ci mancherebbe altro. Allora, è partita nel 1993 e con i nostri spettacoli non possedevamo niente praticamente, se non 50 sedie, un tappeto e basta. E una radio veramente un po' antiquata. Abbiamo cominciato con gli spettacoli all'aperto. Sono andati abbastanza bene, la gente ci teneva in considerazione, anche se un primo impatto era un pochettino difficile, perché vedere due persone adulte, e c'era anche la mia piccola di 5 anni e mezzo, però era già una fantastica artista. Che lavora anche con voi, se non ho capito male. Oggi non sì. è qui perché avevo un altro impegno, no, la salutiamo. Impegno, sì. Il nome come si chiama? Desiree. Salutiamo Desiree. Magari ci verrà a trovare un'altra volta. Sì, sì, si è dispiaciuta però. Quindi 23 anni fa, ma... Il circo, non è una passione che, insomma, avevate nel sangue, siete di famiglia circense. Che chiedo a te, Tony? Mia moglie è di famiglia circense. Ah, ok. Sì, è addirittura parente della povera Moira Orfei, che è morta. Certo. Sì. E invece io sono capitato nel circo perché sono scappato. Da dove? Sono scappato da casa. Sì, da casa. Perché non ce la facevo più, mi dicevano devi fare quello, devi fare l'altro. E avevo degli amici nel 68 in un grande circo che girava tutta l'Europa, quell'epoca oggi non esiste più, Sarasani, che era grande come Crone, no? E lì ho fatto la carriera praticamente di tutto, soprattutto nell'amministrazione, addetto stampa e così via. E poi dopo di lì ho fatto anche il circo NOC per tanti anni, ho organizzato lo sponsoring. Mm-hmm. E poi ho fatto qualche anno col grande circo americano, Tre Piste, e ho conosciuto lei e ci siamo messi in proprio. Ma che bella storia, sì, davvero. Ho pensato facciamo qualcosa, volevo sempre fare qualcosa di piccolo perché ho imparato tanto nel grande, è stato bello, ho visitato tutte le grandi città d'Europa, dal nord al sud, all'est all'ovest, ma però volevamo fare qualcosa di per suo. Noi, sì, di piccolo. Che tipo di spettacoli proponete? Ma principalmente partiamo dai bambini, poi riusciamo 99% a conquistare anche gli adulti, però il nostro obiettivo è partire dal bambino perché è il pubblico più semplice e più carino, e proponiamo degli spettacoli appunto che arrivino molto a loro, poi facciamo anche delle cose che vanno bene per gli adulti perché il nostro spettacolo è un po' omogeneo. No? E poi vedremo insomma durante la nostra chiacchierata che appunto vi rivolgete anche... insomma anche ad aziende, non è solo il circo con il classico, sì, no? Sì. Quindi questa trovo una cosa interessante. Prima hai fatto cenno parenti di Moira Orfei, appunto, ricordiamo la grande, no? Regina del circo. Che ricordo hai di Moira Orfei, se posso chiedere? Quello che è stato detto sui giornali, da tutte le parti, televisioni, era che una persona veramente era di alto livello in tutti i campi, perché era un'attrice cinematografica, era una grande artista del circo in vari settori, ha girato il mondo, è stata, io so perché avevo dei parenti anche che lavoravano lì, è stata in tutte le case praticamente imperiali e reali a lavorare col suo spettacolo. Nonostante questo, io ho un ricordo bellissimo che quando andavamo a trovarla, lei era una persona veramente semplice,
semplice. Se siete d'accordo, ci fermiamo un attimo. Il vostro è un circo senza animali, sì, giusto? Sì. Sì. Poi continuiamo. E a proposito di animali, Sara? Sono ancora naturalmente con la nostra Petra. Io tra l'altro loro li ho visti. Ecco. Ah, davvero? Sì, mi piace moltissimo questo tipo di circo intimo, sì. Fatto quasi personalizzato. Sì. Veniamo a noi, cara Petra. Allora, questa moda non è la nostra. Ecco, siamo è questo un po' lo slogan quando si parla di pellicce, di Crax e della protezione svizzera degli animali. Ma la domanda è questa, e me la sono posta anch'io quando abbiamo organizzato appunto questo incontro. Ma nel 2016 bisogna ancora spiegare che cosa comporta, cosa c'è, per meglio dire, dietro a un mantello, a un giubbotto fatto di pelliccia? Allora, il mantello, il giubbotto proprio tutto intero fatto di pelliccia forse esiste ancora per le generazioni, diciamo un po' più in là con gli anni. Quello che adesso è diventato molto molto diffuso e quindi è di nuovo un problema di protezione animali sono le piccole decorazioni, il bordo del cappuccio, il bordo dello stivaletto, i pompon, ecco queste piccole cose che quindi non comportano spese di decine di migliaia di franchi, che però comportano pur sempre la sofferenza di animali che vengono eventualmente uccisi in modo piuttosto brutale. Ecco, perché la cosa sconcertante è che sono di nuovo in crescita appunto le importazioni di pellicce. Nel 2014 in Svizzera, come indica l'amministrazione federale delle dogane, erano 431 le tonnellate, quindi questo sta a dimostrare che effettivamente bisogna stare a spiegare ancora un paio di cose. Io direi che forse la causa potrebbe anche essere un'ignoranza, nel senso che forse non ci si rende conto che il prodotto che stiamo acquistando è una pelliccia vera e non una sintetica. Quello forse che volevo aggiungerti è che forse quelle che tu hai citato, queste tonnellate, lì si tratta di pellicce che sono dichiarate come pellicce vere, quindi sono chiare, lampanti sul mercato come quello che sono. Quello che adesso negli ultimi anni sta diventando sempre più, diciamo, un fenomeno che si allarga è il fatto che in certi paesi costa molto meno scuoiare un animale vero, certo, che produrre una pelliccia sintetica. Per cui è stato scoperto che ci sono sul mercato delle pellicce vere dichiarate come sintetiche. Tu lo sai che in Svizzera c'è l'obbligo di dichiarare sull'etichetta, certo, la provenienza di una pelliccia, di tutte le parti del mantello che noi compriamo. E quindi ci sono effettivamente parti di pelliccia che sono dichiarate finte, ma in realtà non lo sono. E qui la scelta del consumatore diventa difficile. Ecco, è anche difficile parlare di allevamenti, diciamo così, etici, quando il fine è quello insomma, della pelliccia vera. Io direi, allora, visto che sembrerebbe che le discussioni, le leggi cambiano poco, perché comunque il dato è quello, si uccidono ancora tantissimi animali per fare sia le pellicce, sia le borse, i pompom e gli accessori. Ripassiamo la parola a Gianfranco e poi diamo qualche così astuzia, qualche indicazione per riconoscere a casa propria, pratica, una pelliccia vera e una pelliccia finta. Sì. Interessantissimo argomento, Sara, vi seguiremo ancora dopo. Cosa significa per una famiglia circense, no? Come la vostra, vivere di circo? Romilde. Primo luogo vuol dire vivere di passione, perché senza la passione il nostro lavoro sinceramente non andrebbe avanti. Seconda cosa, il riscontro con il pubblico. Se noi vediamo che facciamo uno spettacolo, il riscontro è fantastico, diciamo che possiamo partire la mattina col morale a terra, però appena andiamo verso il pubblico e vedi il sorriso di un bambino, che ripeto, noi partiamo sempre dal bambino, perché il bambino è la persona che ti seleziona tantissimo, Il bambino, se ti deve dire, scusate la parola, fai schifo, te lo dice senza alcun ritegno.
Ed è vero quello che dice lui, perché quello che, il bambino è sincero, sincero al 200%. Quindi quando noi riusciamo a vedere che il bambino si diverte, che ti chiama, ciao carota, a me succede per un piccolo aneddoto, velocemente. Dimmi. Quando vado in certi centri commerciali a fare la spesa, in qualsiasi luogo, e vado vestita in borghese, come si può notare c'è una bella differenza, via il trucco, via questo, i capelli miei sono sotto ovviamente. E senti che il bambino dietro con la mamma, mamma quella lì è carota, cioè sa che io rimango perplessa, faccio finta di niente però e vado avanti e sento, no, la mamma, ma no, quella lì è una signora, cosa dici? No, mamma è carota. Io poi mi piace anche giocare in un certo senso, c'è un certo punto che li lascio parlare, dopodiché mi giro, siccome il mio grande motto è hai capisciato con i bambini, allora mi giro e dico ma tu come fai a conoscere carota? Guarda che io... E loro rimangono così, mi creda, poi quando dico ma sì che hai capisciato, sono io, ma che bello. Li vede, cioè hanno acquistato non lo so che cosa, il più bel regalo penso, come dire mamma ho avuto ragione, era carota, caspita. E questo a me dà... Una soddisfazione bellissima. Non c'è la miglior compenso, veramente, non esiste denaro, che cosa che ti dia una soddisfazione personale. Più di questo. Così, sì, che ti riconosce un bambino. Poi. Io mi ricordo di voi perché vi ho incontrato, mi sembra 2 anni fa, no? Ad una festa. Sì, appunto, all'incirca, sì. E Tony, se non erro, tu sei un mago anche. Faccio le magie. Fai le magie. Sì, allora, sì. A proposito di bambini... Qual è la magia che ai bambini piace di più? Cos'è che, com'è che riesci? Ma piace di più dove li faccio partecipare, no? Quando, sì. Perché io quando posso li chiamo e poi dopo sembra che il trucco, io faccio un disastro, no? Per esempio. E poi dopo dico, ma adesso mi devi aiutare te, no? Per esempio ho dei conigli, no? Uno è nero, uno è bianco, poi cambio il posto. Infine dicono no, ma te giri le scatole, sono sotto delle scatole, no? Sì, è vero, è vero. Gira il coniglio, giro sulla testa, no? Ah, dall'altra parte, dico io, no? E il bambino, no, girare così, no? Di schiena. E dico, oddio, adesso ho fatto un disastro, vado dal bambino, vieni tu un po'. Allora, come ti chiami? Ecco, mi vuoi aiutare? Mi aiuti te? Perché io ho fatto un disastro, se no mi devo nascondere. Vai te, però devi andare dietro il tavolo e girare i conigli. Lui gira, uno è diventato giallo, l'altro è diventato rosso, invece di bianco e nero, no? Bellissimo. Sì, convinto che ha fatto lui la magia. Sì. E dopo dico, ecco, io ho fatto un disastro, ma questo bambino ha pensato, ma com'è stupido questo mago, sono più bravo io. Ecco, facciamo un applauso a lui, che è stato lui il mago. E reso protagonista. Protagonista, alla sì. Fine mi racconti come hai fatto il trucco, così nel prossimo spettacolo sono capace di farlo io, no? Fantastico. Per esempio una cosa, no? Faccio un po' con i bambini così, poi dopo... Abbiamo anche grandi illusioni che va più per gli adulti. Che va più per... No? Sì. Beh, i grandi, no? Mi viene in mente Fellini, Chaplin, il circo era il massimo, l'arte. Erano che molto chiamavano, del circo, che amavano sì. Di più. Sì, sì. Sì. Ecco, in parte mi hai risposto, ma che cos'è per voi il circo? Tony, che cos'è il circo per te? Per me è una passione, la vita, anche ecco. Se è duro, anche prima quando avevo il tendone, no? Adesso abbiamo dovuto chiudere. Che non avete per il tendone, questo. Giusto? Lo abbiamo dovuto vendere perché senza sponsor, senza poi con i prezzi bassi che chiediamo per le famiglie con i bambini, non posso avere davanti 60 franchi, poi più a buon mercato 25, perché se avessi in proporzione al pubblico quei prezzi lì posso anche esistere bene, più i sponsor. Ma però gli spettacoli, scusa se te, sì. Non sì, avete sì. Il tendone. Ma gli spettacoli però sì, li facciamo nelle sì. Sale nelle sale sì. Comunali nel più piccolo, no, per così non devo portare in dietro ogni in ogni luogo palestre sì. Non sale devo multiuso. Più portare 17 carrozzoni dietro che abbiamo spostato. Quindi, insomma, prima una no? Grande passione sì. Anche sì. Per voi sì. Sì. Sapete cosa? Continuiamo ad ascoltare anche certo. Sara e la sua ospite certo. Sì. E allora lo abbiamo promesso Petra, ci sono delle indicazioni che possiamo trovare sul sito di Crax, sul sito della Protezione Svizzera degli Animali e che ci permettono di vedere veramente in modo semplicissimo se siamo di fronte ad una pelliccia vera o ad una sintetica. Sì. È stato allestito questo volantino che tra l'altro è a disposizione per chi lo richiedesse. La prima cosa da fare è provare a guardare un po' in mezzo ai peli e vediamo che nel pelo sintetico alla fine troviamo da qualche parte qualcosa che è di tipo tessuto.
In più i peli sono tutti uguali. Sì. Nella pelliccia vera arriviamo in fondo e troviamo qualcosa che effettivamente si riconosce come cuoio. E vediamo anche che i peli non sono tutti uguali, ci sono quelli che arrivano fino alla superficie e ci sono quelli che diciamo riempiono in profondità. Questo è un test che si può possibilità fare. Ma ce n'è un'altra, perché uno può dire, bah, magari non riesco a capirlo. A seconda della pelliccia che ho in mano posso anche provare a soffiare un attimo. Vedi che tutto qui si muove, prova a soffiare che su quello. Che poi questa è una pelliccia, ci sono anche quelle super morbidose, ecco, vere. Questa forse ho scelto la meno buona, ma era quella che avevo in macchina. Questa è una pelliccia invernale di capriolo. Quindi non è la pelliccia che scegliamo. Quelle se soffi subito svolazzano, ecco, quelle insomma. La volpe, il castoro, lì puoi soffiare finché vuoi. È un peluche, sì. Vedi che è roba sintetica. Ma se uno avesse ancora un dubbio? Se hai ancora dei dubbi, puoi, diciamo da una zona un po' discreta, puoi prelevare due o tre pelucchi come ho fatto io, sì, qui. Adesso non lo faccio davvero perché sennò facciamo partire l'allarme antincendio, però basta con un normalissimo accendino accenderli un po' e vedere cosa succede quando bruciano. Allora il pelo vero brucia e senti come quando bruciamo un po' i capelli con l'asciugacapelli o quando tocchiamo nel forno quell'odore classico, sì, esattamente. Mentre se brucio alcuni pelucchi di pelliccia sintetica, prima di tutto si fanno tutti a pallini, come certo, una plastica, e senti anche proprio l'odore di plastica. Allora, quindi questo. Ah, poi c'è ancora un test. Quello se proprio. Ah, no, questo è quello dell'odore. Ce li hai detti tutti? Sì. Ecco, allora, diciamo che questi sono i sistemi. C'è ancora un modo così per essere sicuri di fare un acquisto full free, insomma, un acquisto. Diciamo così, cosciente e consapevole. Sul sito della Protezione Svizzera degli Animali, nella sezione appunto dedicata alle pellicce vere o sintetiche, c'è un link che vi rimanda ai full free retails, cioè a quei commerci, negozi svizzeri. Ecco, lì vi danno il link ai commerci svizzeri, sì, che per loro scelta si certificano. Loro garantiscono di avere un assortimento privo di pelliccia. Il problema attualmente è un po' quello che c'è la moda delle pellicce vere, ma dichiarate come sintetiche. Per cui sì, io consumatore, detto, se non sono più che attento, rischio di farmi un po'. Faremo il test in negozio direttamente. Caro Gianfranco, grazie. Hai capito? Guarda quante cose interessanti abbiamo scoperto anche questa sera. Tony Romilde, la vostra tournée so che riprende a febbraio. Sì. In programma, in 10 secondi, da dove partite? Partiremo da Rivera, Milano, e poi avremo anche Montagnola. E poi attendiamo ancora delle risposte per i locali, perché giustamente dobbiamo sempre chiedere le autorizzazioni. Allora, tanti auguri per questa nuova tournée. Grazie. E magari grazie, tornate a trovarci, magari anche più con carotina. Sì, giusto? Volentieri. Sì, sì, certo. Grazie mille ancora per questa sera. Buona serata anche voi. Grazie. Per questa sera è davvero tutto. Grazie per averci seguito. Ancora un grazie a Sara e a Petra. Grazie ciao, a voi. A domani. Ah, domani puntata da non perdere. Giorno della memoria, una scrittrice locarnese.